Benvenuti amici, quindi sul primo gioco di oggi chiamato Timore, Narhelma. Non ho minimamente idea di che cosa voglia dire Narhelma, ma il timore un po' ce l'ho già di mio. Istruzioni, vabbè, le solite istruzioni, le opzioni sono quelle che sono, i subtitles ci sono, ma basta cincischiare. Ciao. Sì, tu, il giocatore. Oh, parla a noi. Tutto a posto? Ma sì, dai. Spero di sì. Grazie. La vita potrebbe essere meglio? Vabbè, spero che comunque sia tutto a posto nel frattempo, immediatamente. Ciao Dario, volevo chiederti delle cose, se non ti dispiace. Se vuoi, ok. Potrebbero essere domande strane, potrebbero essere... Ti potrebbero mettere in situazioni particolari. No, dai, già inizio a rompere i coglioni, stai zitto. vabbè, posso smettere qualsiasi momento se desideri, la scelta è tua, forse. Ho capito, è mia o non è mia? Un po' di decisioni nella vita. Non ci sono risposte sbagliate, veramente. Vorrei soltanto sapere come ti senti su certe cose. Ti piace il tuo nome? Bah, sì, tutto sommato, sì, sì. Adesso appare la scritta in laghi. Decidiamo di quitta. Sì, dai. Ti piacciono i tuoi occhi? Quanti esami ti mancano? Maronna, che ansia, ma veramente, ho giocato tutti i suoi giochi. Siamo nemici. Sì. Ho trovato la guida completa. Come hai fatto a trovarla? Vorresti che ti mostrassero una vita diversa? Anche se la vita rimane uguale a quella che è? A quando un nipotino? Madonna, è la zia Natale. Che ansia! Che ansia! Quale Katia? Ti piacciono i tuoi occhi? Se ti tocco 30 euro posso rimanere. No, Celtico, per il momento no. Però se dobbiamo, se ci blocchiamo, vediamo. Vorresti mostrare... No, voglio la vita di adesso, va bene. Quando ti sposi? Sembri felice? Oddio, forse. Forse, forse è la risposta giusta. Hai paura che un giorno ti sveglierai e non riconoscerai più la tua vita, però ti ricorderai per sempre il sogno che hai vissuto? Ti senti solo nella tua vita? Madonna, veramente le domande di mia zia a Natale. Ti piace il tuo cartonato di Kojima? Ogni tanto. Metà. Posso mettere metà? Ogni tanto. È il gioco di Marzullo. Ma che è, veramente? Non sempre, dai. Ti dispiacerebbe se qualcuno venisse a tenerti compagnia adesso? No, sto bene. Va bene? Sono bloccata? No, sono viva. Il portoghese è lui. Ecco, sto bene. Manca solo, come dire, Adriana. Sto bene. Va bene. Ho chiesto se non ti dispiacesse. Non ti ho detto mica che avevi una scelta. Il suo nome è Vivian. Se ti importuna, fammelo sapere. A Vivian non piace stare da sola, forse. Ha della respirazione difficile, Vivian? Se ti fosse tagliata la mano, che cosa penseresti come prima cosa? Al dolore fisico, al dolore morale e il fatto che la tua mano è andata per sempre e non l'avrai mai più, o all'accettazione spirituale della situazione? Senti, mi hai già rotto i coglioni. Tu, Vivian, mi hanno messo, guarda lì, sverrei per il sangue, ma mi hanno messo già una in casa. Io non volevo nessuno. All'asma, Vivian, sì, raga, c'ha un po' di, vedi? Che c'ho, penso il fisico. They never gave mine back. Non gli hanno mai restituito la sua. Ciao, Outcast. Quale di queste ti fa sentire meglio? Voglio sentirmi felice adesso, voglio sentirmi felice in futuro. Mi sento felice in futuro. Riesci a capire come ti senti? O vorresti qualcosa da sognare? Non rispondere, non voglio che lo spoileri. Senti qualcosa che si muove nel basamento. Per un momento sembrava una voce. Vuoi andare a controllare che cos'è?
Male mi sento. Belli sti test. Guarda il test, cioè, ciao Timo. E anzi, ma perché ha la prospiro? Il coinquilino di Bellotta non andò. No. Codardo. Allora, scusa, vai. Senti, allora non mi dare le scelte. Ma allora non mi dare scelte. Bah, è finito? Ho smesso? Sì? Ho finito? Sono le domande dell'Inps. Un saluto, arrivederci. Credibile, non ho la grafica di metallo. Guarda, una grafica ben peggiore. Ma dov'è il mio basamento adesso? Poi, fra l'altro, in che cazzo di casa vivo che ho tutti questi quadri veramente fatti di colesterolo? Ha fatto passi avanti. Magari ha scaricato Unreal Engines. A minori in casa? Se sì, quanti? No, ma sono finite le domande, ragazzi. Ma il basamento? Ah, dovrebbe essere giù. Andiamo al basamento, raga. Alla fine è un basamento. Tu non hai idea. Di solito è tutta roba di metallo. Veramente. Oltre dei quadri. Che cazzo di planimetria ha questa casa? E anche questo è vero, ragazzi. Ma ormai sappiamo che tutti gli horror hanno delle planimetrie molto strane. Quel mostro nel quadro se lo porta da 10 anni? Questo? Bello! Beh, io ne sarei molto fiera, eh. Ma che c'ho un letto nel basamento? Di metallo, per l'appunto. Solo quello, è riuscita a concepire solo quello, guarda. Fra l'altro è tutto lucido. Ok, andiamo. È il suo mostro main. E guarda, negli horror non c'è mai la corrente, SH. Che ti devo dire? Ma quanto basamento abbiamo nel basamento, ragazzi? Abbiamo 2 basamenti. Basamento livello 1 e basamento livello 0. Poi fra l'altro direi, ma in quale casa c'è un basamento fatto con queste piastrelle? Guarda lì. Ma chi l'ha arredata? Ciao Ambra! Texture con la skincare routine. Guarda come sono lisce. Sarà il 90° timore, quello di avere un altro basamento. Basamento mucio, sì. Chi è che suona la tromba? Sì? Signore, che belle scarpini a punta! Guardalo! Ciao Nefrone! Tutto bene, tu come stai? Guarda che scarpini a punta! Che piccolo! Amico! Amico! Lui lo paga l'affitto? Non credo, è strano. Di solito fa qualcosa. Hai paura della paura? No, no, no. Ho paura della paura, ragazzi. Non ho paura della paura. Ho paura della paura dello spavento. Non credi che la tua testa andrebbe in panico se un giorno perdessi il senso della paura? Come faccio a essere spaventato se non ho più la capacità di provare della paura? Ciao Kimberly! Scusa. Sei impaurito spesso? Sta cantando intanto la canzone di Natale, che sta. Tu sei impaurito? Perché cominci a farmi delle domande? Sono curiosa, voglio sapere. Va bene. Giochi horror oppure la vita di tutti i giorni? Cos'è che ti sembra più spaventoso? Niente, ancora questo. Ho fatto un gioco ambientato a Natale. No, ti prego. Quello a Natale, magari. I giochi di paura mi fanno sentire meno la paura del mondo reale. La vita fa paura, però provo a fare del mio meglio. Mi ha rovinato il Natale per sempre. Non ho paura. Sentite, io vado a cazzo duro. Il frigo vuoto. Quello fa paurissima. Soprattutto il congelatore. La vita fa paura, dai. Sono queste, sono le frasi che ti dicono i boomer. Sono le frasi che dicono i boomer. La partita IVA. Ciao Daniel. Sono le frasi che dicono i boomer. Quando si vedono fanno: bella, com'è la vita? La vita fa paura. Vivian ti sta dando fastidio?
posto. Falla rimanere. Vivian? Fai un morso del pranzo e vedi che ci sono degli 1 e degli 0. Quindi sto mangiando il... Non ho capito. Non ho capito che cosa... La signora se la ride. Vabbè, l'ho fatta rimanere. Presentare la dichiarazione dei redditi pure fa paura. Mangio degli 1 e dei 0. Sono i cereali. Quei cereali con il coso, con i numeri. La matematica mi fa paura. Se uccidessi il giocatore, mi parleresti? Come se mi uccidi non ti posso parlare, scusami. Giocherei o qualcos'altro. Vai. Ciao, Strawberry! È qui per la diarrea? Sì. Credi che il giocatore sia impaurito di fare delle scelte? Per lui? Come un ostaggio legato a una sedia, con una radio che ti dice le risposte. Ma che cazzo vuol dire? Uccidimi di prego. Ma che cacchio vuol dire? Prova a rispondere, dai. Sì, prova a rispondere. Spareresti a lui o a te? Posso spararmi? Ok, c'ho una stanza in cui c'è un signore. Salve, lei è vivo? Vivo ma per poco. Spariamoci, dai. Ragazzi, sì, a questo punto io direi che tagliamo la testa al toro. E vado. Ciao. L'assassino potrebbe essere uno di noi, madonna mia. Mi sparo io. Vai, arrivederci. Ciao. Senza nemmeno pensare. Sushi di popcorn. È chiaro che ci sono un sacco di questi tizi e possiamo fare quello che vogliamo, forse. Ma che è sto forse ogni volta? Ecco perché diarrea, quello era il suo dello mega caccona. Non sono sicura di niente da adesso in poi. Pensi che non è servito a niente fare questo esperimento con la pistola? Sì, non me ne frega, tanto questo, tutto questo non è reale! Allora andiamo avanti. Mi sparo! La paura è fuori di te e i pericoli ti rendono spaventevole. Cos'è che suona più brutto? Le cose sovrannaturali non mi piacciono. Vai. Usciamo pure quelli di Lost. Cosa è peggio di questo? Cos'è peggio tra tutto questo? Il mio comportamento, le emozioni e la depressione rendono gli altri tristi e li uccide. Le mie scelte affliggono in una maniera negativa anche quelli che non sono sicuro, di cui non sono sicuro. La mia paura mi controlla e posso soltanto capire cosa può fare alle persone che amo, però non riesco a fermarmi. Ma che cazzo ne so? Ma zia, ma mi stai facendo delle domande che già non so rispondere a quelle normali. Ma non possiamo tornare a dire che colore preferisci? Che balle. E gli dico le risposte. Che ne so, sei un'anima intrappolata nel corpo che ti è stato dato. Ciao, D'Artavion. Chi sei per la maggior parte del tempo? Sono la paura che controlla il corpo, che prende decisioni sbagliate e vede tutto che va allo sfacelo. Io sono il significato che controlla il corpo e cerca di essere buono e aiutare gli altri a mie spese. E io sono il corpo che è controllato da anime diverse dentro di me, che non smettono di picchiarsi tra di loro e so che causeranno un sacco di dolore al mio mondo, ma continuo a cercare scuse perché sono troppo debole per fermarle. Quando ti laurei? Ma fra poco mi fa questa domanda. Senti, gli dico che sono debole. Vorresti prendere una pausa? Sì, ti prego, un panino. Ci facciamo una camminata? Magari ti svegli il cervello, forse.
gli paghiamo lo psicologo. Vai a controllare se nella foresta ci sta ancora la baita. Vabbè, andiamo a controllare la baita nella foresta. Dai. Ma la cosa bella è che se andate a vedere sul suo coso, sul suo la sua pagina Steam, lui te lo vende come questo gioco. Cos'è questa serietà? Lisa, vorrei chiedermelo anch'io. Lui te lo vende come questo gioco, come un gioco in cui devi muoverti, non un gioco in cui rispondi alle domande. E ma dove cacchio sta sta baita? Non vedo un cazzo. Ma non vedo! E qua? Sì, forse sì. Ma non vedo! Tutto piccolo, storto. Tra l'altro ci sono anche qui temporali. Vabbè, proviamo a procedere. È proprio nella tempesta mi dovevi portare a fare le cose. Vuoi chiedere il rimborso con il messaggio? Ma tu hai davvero bisogno di... Ho visto un'ombra. Non lo so se ho visto un'ombra, però forse ho visto un'ombra. Se l'avesse venduto per il rompimento di cazzo non l'avrebbe comprato nessuno. Vabbè, magari a qualcuno gli piacciono le domande. Ci sono un sacco di giochi che ti fanno le domande. E alle persone piacciono di solito. Camminiamo, a chi? Alle persone che sanno leggere. Ci sono un sacco di persone che leggono bene e vogliono le domande. Vedi che ci sta un'anima oscura. C'è una porta sbagliata. Ok. Bella. C'è della polvere che è uscita. Sì. C'è un cazzo però. Ah, qua. Ok. Leggiamo. La musica della tristezza. È l'ombra di Sabaku, potrebbe essere. Mo ci troviamo Michele. Della musica, una strega è intrappolata, così possiamo vivere noi. E non vedo, non ho visto. La musica la fa lui. Cosa? Sì? Occhione. La casa era chiusa? No, ed era vuota. No, e non era vuota. Pensavo fosse vuota. Non sei tornato da solo, perché? Non so cosa ho portato con me. Glielo chiedo, vai. Madonna, di nuovo. C'è un'altra persona che sta rispondendo a queste domande che è identica a te. Pensi che quella persona sia impaurita adesso? Ma secondo me no. Secondo me ha la wallet appesa. Vorresti conoscerli o vorresti stare da solo con i tuoi pensieri? Ma sì, incontriamo altre persone, ragazzi. Magari ci mettono con altri giocatori. Cioè, va, sì, dai, conosci. Magari è Tinder. Cioè, se ci fosse qualcuno nell'altra stanza e dovessi scegliere chi deve vivere, a chi prenderesti? Mi ammazzo. Io mi ammazzo sempre, raga. Io mi ammazzo sempre. E se quella persona nella porta a fianco fosse identica a te e gli chiedessi la stessa cosa e scegliessero la stessa risposta? Che domande sono? Amore, davvero. E stop. Ti senti speciale? Oh, sì, finalmente qualcuno l'ha notato. Affanculo. Nessuno che nota mai che sono speciale. Io credo che tu sia speciale. Sei unico, forse. Non sono sicura che hai bisogno di me. E non ti voglio fare più domande. Grazie a Dio. Vai. Vai a uccidere e a ammazzare il tempo. Chi mi sta chiamando? Pronto? Sì.
corriere Amazon per i miei genitori che mi dice: io non voglio entrare nel portone, devi scendere tu per strada, non mi cagare il cazzo e fai il tuo dovere. Ho paura che ti sveglierai e non riconoscerai la tua vita, ma ti ricorderai per sempre di questo sogno che hai vissuto. Bello! Questa è la mia vita? Adesso? È il portoghese che chiede di andare in affitto da lei. No! Questa è la mia vita adesso? Palinuro, bella! Me la ricordavo un po' diversa, però va bene. Che meraviglia! Ma veramente comunque è tutto durissimo. Sono peli o alberi spogli? Magari siamo su una gamba. E questi sono peli pubici. Magari stiamo salendo il pube di una persona molto grossa. Sembra la Calabria, è vero. Cioè, i Vidas non finiscono mai. No, dai, ti prego, i Vidas mia. Non penso che... penso che sia finita. Katia, che cosa c'è? Guarda, sono palesemente... allora, questa è la ciuscia di qualcuno. Questi sono palesemente peli pubblici. Guarda, sono palesemente peli pubblici. Ciao, Squall! Pubedì? Sì, è un pubedì. Sono esattamente piccoli e ricci. Sembrano peli del naso, che sono uguali ai peli pubblici. Ciao, Ethereal! Mua! Buon pomeriggio! Continuo a capire peli pubblici, perché ho detto quella. Quale acido? Sì? Non prende bene la linea. Non prende bene la linea, raga, ogni tanto. Scusate, è che il cellulare qua fa fatica. In Calabria è sempre un casino. È sempre veramente un bordello. Dove stiamo andando? Ma io faccio fa su Walking Sim mo per... ah no, no, c'è una casa. La Calabria è così, non prende quasi mai. Raga, capita, va bene, però magari qua prende meglio. Permesso? Prende meglio in casa? Ah! La buba! Poi dicevate che questo gioco faceva cagare. Guarda, guarda! Guarda lì. Sì? Ma sono gobbo. Che ti è successo? Stavo aspettando e mi sono addormentata. Dove sei stato tutta la notte? Stai bene? Ho avuto un sogno strano. Ma non ti preoccupare. Ti preparo la colazione. Ma dove cazzo viviamo, Vivian? Vivian c'ha un po' di problemi. Si vede, palese. Madonna santa, Vivian, che cazzo di paura. È il modello del gioco porno? Potrebbe essere. Come cammina? Cammina esattamente come dovrebbe camminare. Ma dove cazzo viviamo? Vivian, hai bisogno? Where have you been? Dove sei stato che avevo paura? Non li paghi 30 euro. Stavo andando... mi sono perso. Dai. Ah, player proprio. Non mi ricordo. You don't remember. Non ti ricordi dove sei andato? Mi sono perso e poi mi mancavi. Ho sbattuto la testa, vai. I think I... diciamo che abbiamo sbattuto la testa. Remember this place. I can't remember you. Ma perché, Tego, non c'eri? Sta prendendo i gelati di Bellotta, ma non nel congelatore. Ho perso l'abilità di muovere il corpo. I... lost my... diciamo cose a caso. Ma lei è rimasta bloccata così? Perché hai bisogno di me se stai dicendo cazzi? Ah, perché se stai dicendo cose che non stiamo scegliendo. Vabbè, allora fai quello che vuoi. Ah, si è aperta la porta. Vivian, ma non c'è niente in frigo. Ma manco la spesa hai fatto. Ciao, Clonoa! Ma perché non ti ho salutato? Ma allora? Vivian, ma manco la spesa ho fatto. Sono arrivata alla sigla. Santimam! Che ti è successo? Dove stai andando? Fammi entrare! Mai, Vivian. Mai. Sono la paura. Io sono il significato, il corpo. Cosa sei adesso? Che cazzo ne so, Armando! Se non interagisci con quello che sta scritto sulla TV, osservi... no, non interagisci con quello che c'è scritto sulla TV, osservi soltanto. Pensi che puoi scegliere?
pensi che tu di essere così unico che puoi controllare la mia vita? Dirmi quello che devo fare e obbedisco? Potrei urlare davanti allo schermo per ore. Va bene. Cosa? Che sì? Ascolta, forse. Va bene, ascoltiamo. No, ma è finto. No, vedi, ragazzi, continuo. I love dreaming. Amo sognare. Amiamo sognare, quindi suoniamo una bella sviolinata. Dare la vita è amara. Mi piace l'odiare. Ma solo a colazione. Andiamo allora, cagami nel piatto. Sì? Sono gusti. Che c'è? Sto interpretando la canzone. Ah, una chiave. Dove me la chiavo? Che ci devo fare con la chiave? Non... devo tornare indietro? Cosa me la... Beh, andiamo indietro. Oh, ci sono dei pippi! Ma che bel busto! Mi segue? Guarda, un busto che mi segue! Ciao Mary, buon pomeriggio. Le piace fredda o bella fumante? Fumante, se non fuma no. Va bene, superiamo. Ha gli addominali, che belli. Sono molto belli. È felice, ci segue. Che carini. Ci seguono. Io spero di finirlo entro le 2 ore. Che così facciamo un bel profound. Finalmente degli amiche. Faccio un refund scrivendo tutte le domande che mi ha scritto. Tutte quante. Ma tu, vuoi davvero fare i giochi? Oppure preferisci che i giochi si facciano te? Sì, salve. Posso... sì? Ah, ma lei si gira a 360. Ma guardalo, che bello. Forse devo aggiustare la TV? Devo aprire la porta? Ma sì, dai. Apriamo la porta. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Bene, ho svaligiato la porta. È un po'. Gli streamer che fanno refund sono persone male. Lo so, lo so. E infatti io sono una persona male. Mai detto di essere una persona bene. Mi siedo? È una cadrega? Mi siedo? Ma adesso sono pelato. Ah, no, no, no. Ti ricordi la tua vita qui? Ma sì. Ah, siamo diventati gli intervistatori adesso. Vabbè, anche se fossi pelato, è che prima non l'eravamo. Mi stupisce. Perché? Mogli che facciamo noi le domande. Non ho un passato e non ho idea del mio futuro. È solo questo momento che conta e mi sto divertendo. Va bene, mi fa piacere. Se lo trova. Mm-hmm. The memories, I sogni. Dreams, le memorie. Se bevo dalla calvizie. Mi flussano nella mente. Mi ricordo una donna, una puttana. Mi ricordo che guardavo la mia vita andare avanti e qualcuno dentro di me mi stava controllando. Eri tu? Era qualcuno come te? Fratello, io non ti conosco. Quanti di voi siete? No, senti, allora, ho ancora altre domande. Ma allora, senti, mi hai rotto i coglioni. Mi hai rotto i coglioni.
Chi credi di essere? Tua mamma? Quella grandissima vacca? Questo sono! Sono un virus! Sono un virus! Credi che le anime camminino in mezzo alle persone? O sono solo tutti giocatori? O tutti virus? E se tu fossi l'unica persona conscia e tutti fossero dei virus che manipolano i corpi di tutti quelli che conosci, lo terresti segreto? No, dico tutti i cazzi a tutto! Siamo tutti virus, siete tutti virus, ragazzi! Voi siete, mia mamma me l'ha detto sempre che voi siete virus, sono Ezio Greggio. Avresti paura di scoprire che la tua mente non è stata infettata e che puoi pensare da solo? Sì, avrei molta paura, vorrei essere infettata. Ti sentiresti solo? Ma no, non va bene. Ti senti solo? Non è... va bene così, Maronna. Pensi che abbia senso quello che ti dico? Guarda, è da una buona mezz'ora che secondo me non ha senso nulla di quello che mi dici. Ciao, Sisetta! Vabbè, ho notato che le persone si comportano in maniera strana intorno a me. Pensi di poter cambiare gli altri? No, non me ne frega un cazzo, guarda. Pensi che io sia un virus e che possa prendere il controllo della tua testa? Forse. Oh, ma che bello! Adesso, nella città di Narelma... Ah, è una città? Non devo fingere di aver bisogno di un corpo o di un'anima. La mia mente non mi deve seguire qui. Bello. Io posso essere me. Mi fa piacere. C'è il faccione di Jack. Siamo a Disneyland. Poi ci sono gli occhietti. E qui cos'è questo? Cos'è questo filo spinazio? Vai. Infatti non ho bisogno nemmeno più di andare da nessuna parte. Voglio solo vedere. La paura. Vivo per la paura. Mi fa piacere. Se lo trova pure questo. Oh no, ma sono un grissino. Ah, tu pensa. Siamo sempre stati un grissino. Sì? Ciao! Che dire, ragazzi? Che dire? Che dire? Che dire? Avete scelto la diarrea? Avete scelto la diarrea? Bravi! Complimenti! Bravi! Bravi! Bravi, bravi proprio! Guarda, diarrea perfetta, proprio ho cacato. Assistenza di Steam. Timore Narelma. Sono deluso. Vorrei chiedere un rimborso. Spiegagli il motivo. Non è divertente. Ho la diarrea. Punto. Invia richiesta.